Benvenuti sul mio canale. Quest'oggi vi propongo il progetto di questo poncho molto molto semplice, capo che io trovo essenziale in queste stagioni così transitorie, dove non si sa bene come vestirsi. Il poncho secondo me è una soluzione perfetta, perché va bene sopra il maglioncino leggero, però va bene anche sopra ad un giubbino più pesante, ma non sufficientemente caldo. È davvero molto semplice. Sono partita con un collo, ovviamente da risvoltare, a punti rilievo davanti e dietro per dare questo effetto un po' elastico. Dopodiché ho proseguito a punti alti per tutta la grandezza del poncho e sono andata poi a rifinire con un giro di mezzi punti alti, mettendo il lavoro dal rovescio. È un lavoro davvero semplicissimo. Tra l'altro, ho usato un filato e un uncinetto medio grossi ed è cresciuto in maniera veloce, quindi ci si impiega anche relativamente poco tempo per poterlo eseguire. Per quel che riguarda il consumo del materiale, per questo poncho che veste sicuramente da una S a una XL, ho usato poco meno di 3 gomitoli. Considerando che i gomitoli che ho utilizzato sono di 100 grammi l'uno, ho usato meno di 300 grammi di filato. Non ho altro da aggiungere, vi lascio all'occorrente, dopodiché alla spiegazione del progetto. Per questo progetto avremo bisogno del filato, ovviamente. Io ho usato la lana carezza batik nella variante azzurra. È un prodotto 3 sfere, quindi se andate sul sito della 3 sfere potrete trovare tutte le caratteristiche di cui avete bisogno. Dopodiché avremo bisogno di un uncinetto. Io ho usato il numero 5, un metro da sarta, un ago da lana, una forbice e dei marcapunti, 4 per la precisione. Iniziamo il nostro lavoro facendo una catenella che almeno ci passi la testa. Nel mio caso farò una catenella di circa 58-60 centimetri, che con questo filato, questo uncinetto, la mia mano corrisponde a 92 catenelle. Quindi prendo il filato, prendo l'uncinetto, faccio il nodino iniziale e vado a realizzare le mie 92 catenelle. L'importante è che il numero delle catenelle sia pari, perché se no, quando andremo a fare la divisione, non ci troveremo coi punti. Ne ho fatte 3, vado avanti fino a 92. Ci vediamo quando sono arrivata a 92. Una volta realizzata la mia catenella, vado a controllare se le misure coincidono. Quindi prendo il centimetro, prendo la catenella, la tendo un pochino ed è 60 centimetri. Non ho allargato l'inquadratura, quindi vi dovete fidare sulla parola. Comunque sono 60 centimetri e decido di fermarmi. Metto tutta la mia catenella sul dritto, vado nella catenella iniziale e chiudo con un punto bassissimo. Chiusa la catenella, salgo con una catenella sola che non conto come punto. Quindi rientro nella catenella sottostante cercando di prendere quella di chiusura e quella di inizio. Quindi, ok? E faccio un punto alto. Dopodiché vado a ripassare tutte le catenelle a punti alti. Tengo la codina attaccata al lavoro, così almeno vado a nasconderla direttamente, non devo più nasconderla dopo. Quindi farò un punto alto per ogni catenella che ho a disposizione. Quindi alla fine del giro dovremo, nel mio caso, 92 punti alti, praticamente lo stesso numero di catenelle che abbiamo montato. Vado avanti a lavorare fino alla fine del giro. Anche il mio ultimo punto alto, metto tutto bene il lavoro dal diritto e vado a chiudere con un punto bassissimo sul primo punto disponibile, quello di inizio giro. Ora inizieremo a fare una serie di giri a punti
a rilievo alternati, significa un punto a rilievo davanti e un punto a rilievo dietro. E questo sarà il lavoro che dovremo fare per ottenere il nostro collo. Quindi salgo con una catenella che non conto come punto, prendo il filo, passo attraverso, quindi vado un pochino dietro, passo attraverso la barretta, entro da davanti, faccio il giro dietro e riesco da davanti, prendo il filo e faccio il punto alto. Questo sarà il nostro punto a rilievo davanti. Dopodiché faremo un punto a rilievo dietro, quindi entro da dietro, scavalco il punto, riesco da dietro e faccio un punto alto. Ora è il turno del rilievo davanti. Entro davanti, giro dietro, torno davanti e faccio il punto alto. Dietro prendo il filo, entro da dietro, giro davanti, torno dietro e faccio punto rilievo dietro, punto rilievo davanti. Entro davanti, giro dietro, prendo il punto, torno davanti. Quindi andremo a prendere le barrette che abbiamo nel punto alto. Non entreremo nel punto, ma prenderemo la barretta intera. Qui ho fatto a rilievo davanti, prendo il filo, entro dietro, giro intorno al punto, esco dietro e faccio il mio rilievo dietro. Prendo il filo, entro da davanti. Giro intorno al punto, riesco davanti, riprendo il filo, punto alto. Dietro, prendo il filo, entro da dietro, giro davanti e torno dietro. Prendo il filo, punto alto. Quindi continuo ad andare avanti a lavorare i miei punti, uno a rilievo davanti e uno a rilievo dietro, fino alla fine del giro. Ci vediamo quando ho terminato il mio giro. Sono arrivata in prossimità della fine del giro e se abbiamo fatto i conti giusti dovremo finire il giro con un punto a rilievo da dietro, perché abbiamo iniziato con un punto a rilievo davanti. Fatto questo mio ultimo punto, vado a chiudermi con un punto bassissimo, salgo con una catenella che non conto come punto e lavoro i punti così come sono. Quindi qui ho un punto a rilievo davanti, faccio un punto a rilievo davanti. Qui ho il punto a rilievo dietro e faccio il mio punto a rilievo dietro. Punto a rilievo davanti, faccio il punto a rilievo davanti. Punto a rilievo dietro, punto a rilievo davanti e vado avanti così a lavorare i punti così come li trovo finché raggiungerò la misura del mio collo, quindi farò tanti giri finché ho raggiunto la misura che desidero. Credo che arriverò intorno ai 17, dai 16 ai 18 centimetri, perché poi il collo va risvoltato. Penso che dai 16 ai 18 centimetri potrebbe essere la misura che va bene per me. Ci vediamo quando sono arrivata alla misura che mi interessa. Ho terminato il mio collo e mi fermo a 17 centimetri. Per me va bene così. Ora dovremo fare un giro di punti alti. Però in questa maniera, siccome il collo ha un diritto e un rovescio, siccome noi andremo a risvoltare il collo e il rovescio resterà all'interno, se noi andiamo avanti a lavorare da qui, vedete qui c'è il nostro filo, avremo il poncio al rovescio. Allora noi cosa dobbiamo fare? Solo per questo giro. Quindi rimettiamo il nostro collo col diritto fuori. Solo per questo giro faremo un giro dal rovescio. Quindi saliamo con una catenella. Giriamo il senso del nostro lavoro e andiamo a fare, la catenella ovviamente non la conto come punto alto, e andiamo a fare un punto alto per ogni punto che abbiamo a disposizione. Quindi ripasseremo a punti alti così come abbiamo ripassato la catenella. Tanto per fare
L'esempio. Più semplice da recepire, noi abbiamo montato 92 catenelle e anche qui dovremo avere 92 punti alti. Quindi faccio un punto alto per ogni punto che trovo. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine del giro. Finito il mio giro, vado a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto disponibile. Adesso vi spiego un po'. Allora, ho già girato il mio collo al rovescio, quindi faccio il mio risvolto. Ho fatto il mio risvolto, ho il collo dal diritto, vedete? E la lavorazione del punto alto dal diritto. Ho già messo i marcapunti per quel che riguarda gli aumenti per poter fare la punta del poncho e li ho distribuiti in questa maniera. Praticamente questo è il collo del nostro poncho. Io ho montato 92 catenelle. Alle quali andrò a togliere i punti degli aumenti, ma in questo caso non sono un punto, ma bensì due. Quindi due punti su quel che riguarda il pannello davanti o un'estremità, scegliete due punti a caso, e due punti perfettamente perpendicolari. Quindi da 92 catenelle devo togliere 4 e diventano disponibili 88 catenelle che andrò a dividere per 2. Quindi le 88 catenelle diviso 2 uguale 44, quindi avrò tra un aumento e l'altro 44 punti. Questo è il modo con cui ho distribuito le maglie di lavorazione. Ora andremo a vedere come procedere. Quindi procediamo con l'inizio giro con una catenella che non conteremo come punto. Entriamo nello stesso punto di base, facciamo un punto alto. Andiamo a lavorare punto su punto finché troviamo il nostro marcapunti. Arrivato al marcapunti, quindi vado a fare 3 punti nello stesso punto di base. Questo sarà il nostro primo aumento. Dopodiché mi sposto nel punto successivo e ripeto, faccio i miei 3 punti. Ho e vado a marcare il punto centrale, il primo punto dell'aumento. In questa maniera. Quindi i 2 punti centrali andremo a marcarli. Nel primo gruppo di 3 marchiamo l'ultimo, nel secondo gruppo di 3 marchiamo il primo, perché qui dove c'è il marcapunti andremo a fare l'aumento in tutti i giri. Ora proseguo a lavorare a punto alto fino al prossimo marcapunti, quindi vado a lavorare punto su punto. Ci vediamo quando sono arrivata al prossimo marcapunti. Sono arrivata in prossimità del marcapunti, entro nel punto marcato e lavoro 3 punti alti. Riprendo il marcapunti, lo inserisco nell'ultimo punto che ho lavorato, tolgo il secondo. Vado a lavorare 3 punti alti. Ripeto a rimettere il marcapunti nel primo punto che ho lavorato.
Ora vado a lavorare punto su punto finché arrivo alla fine del giro. Praticamente il lavoro che dovremmo fare è tutto questo, però lo rivediamo un'altra volta insieme. Ci vediamo alla fine del giro. Sono arrivata alla fine del giro, quindi vado a chiudermi con un punto bassissimo. Salgo con una catenella che non conto come punto alto, rientro nello stesso punto di base, vado avanti a lavorare fino al marcapunti. Sempre a punto alto, questo poncio lo faremo solo a punto alto, molto semplice, chiuso, che comunque possa fungere da capospalla nei periodi di transizione dove non fa ancora freddo per poter mettere giacche, giaccone e cappotti, ma che comunque non fa caldo per poter mettere su magari un golfino, un maglioncino e basta. Quindi sono arrivata al mio marcapunti, entro, faccio 3 punti alti nello stesso punto di base. E marco l'ultimo dei 3 punti. Stacco il secondo. Entro nel punto successivo, faccio 3 punti. E marco il primo dei 3 punti che abbiamo eseguito. Dopodiché riprendo il mio lavoro a punto alto, lavorando punto su punto fino ad arrivare al prossimo marcapunti. Questo è il lavoro che dovremmo fare per tutto il poncio, quindi fino alla lunghezza che desideriamo, non so, magari sotto il gomito o 3/4 o fino al polso. La lunghezza poi la decidete voi, se volete più un qualcosa che faccia da coprispalle o qualcosa che vesta un po' di più. Ci vediamo quando ho finito il mio poncio. Sono arrivata alla fine del mio lavoro, dall'inizio del collo fino alla fine del poncio ho lavorato per circa 33 centimetri. Ora vi mostro come il giochino del girare il lavoro dal rovescio nel primo giro di punto alto ha funzionato. Quindi qui abbiamo il nostro poncio perfettamente dal diritto e qui abbiamo il collo che se lo teniamo così ovviamente è dal rovescio, ma siccome abbiamo fatto un collo da risvoltare, lo risvoltiamo e abbiamo il diritto. Detto questo, andremo a rifinire il nostro poncio. Quindi vado a riprendere il mio lavoro dove l'ho lasciato. Salgo con una catenella che non conto come punto. Giro il lavoro, praticamente lavorerò dal rovescio e entro nel primo punto utile, quello sottostante praticamente, faccio un giro di mezzi punti alti, quindi lavoro punto su punto a mezzi punti alti. Ovviamente quando arrivo sull'aumento farò l'aumento in modo da creare una rifinitura. Se vogliamo anche semplice. Però dà una mano a dare completezza al lavoro. Adesso vado avanti un pochino e vi faccio vedere come viene. Sono arrivata all'aumento e ho lavorato l'aumento su prima punta normalmente, quindi 3 punti da una parte e 3 punti dall'altra. E questo volevo semplicemente far vedere l'effetto
che fa la rifinitura in questa maniera, praticamente mi definisce tutto il lavoro senza aggiungere frange, punti magari un po' più elaborati. Essendo un poncio, essendo un filato sfumato, preferisco che l'esecuzione sia il più semplice possibile. Niente, detto questo, ci tenevo a farvi vedere come sta venendo. Ora vado avanti a finire il mio giro e ci vediamo poi dopo per vedere come sta il poncio sul manichino. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni, tra l'altro, vi lascio il link di tutti i miei social. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.